dobbiamo incontrare qualche pick up, qualche gippone che ci incolliamo. Eccoci qua ragazzi, ve l'avevo promesso che arrivava un video anche con il beta. Dove siamo qua? Guardate qua dietro di me, c'è il lago d'Idro, qui c'è il bolide, c'è il mezzo Beta RR 300 2024, acquistato, uno dei primi acquistato ancora a luglio dell'anno scorso. Ha un anno, si comporta benissimo, mi trovo molto bene. E comunque, stavamo dicendo, dove vi porto oggi? Oggi andiamo a fare un po' di off-road perché volevo andare su in altitudine, un po' di un endurato off-road, bella. Passo Baremone, andiamo su dove c'è un attimino di sterrato, andiamo a fare il Maniva Croce Domini, ma noi andremo su sulle montagne degli impianti. Seguite il video perché è una roba, è uno spettacolo, sarà un video un po' lungo, però secondo me merita di guardarlo. Andiamo su 2000 metri. Facciamo tutta la salita qua dal Baremone, una strada bella, adesso qua un pezzo di asfalto, poi dopo c'è un po' di sterrato, il burrone catastrofico del passo Baremone, del pericolo, e poi arriviamo su passo Maniva, andiamo su, poi andiamo a Croce Domini e poi chiuderemo il video. Insomma, dai Gnari, restate sintonizzati. Ecco cosa vi devo dire, solita solfa, iscrivetevi al canale se vi piacciono questi video. E qui ci sono, adesso finisce, tra un po' finisce la stagione perché siamo a fine settembre, è l'ultima giornata un po' calda per quello che volevo andare adesso, perché non fa né caldo né troppo freddo, perché poi là dopo comincia a nevicare e faccio fatica, cioè non passo chiuso, un po' un casino, insomma. Ecco, si potrebbe andare ma non voglio andare a rischiare di farmi del male. Comincerà la stagione con il beta e con le endurate, dopo cominceranno le manutenzioni. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per restare sempre sintonizzati su quello che uscirà. E cosa devo dire? Vedo che gli iscritti continuano ad andare su, è stabile, adesso sono un po' aumentati, mi fa piacere, vuol dire che quello che faccio, insomma, piace. Dopo ci sarà anche qualcuno che non piace, che se non piace ci sono anche altri canali, non c'è problema. Dai Gnari, partiamo, perché guarda qua, c'ho proprio voglia di fare questo giro perché mi mancava proprio. Dai Gnari, partiamo, gas. Da qualche roba, ma i panorami, il mezzo, paura, spettacolo. Bella giornata, meno male, dai, via. Bene ragazzi, adesso è meglio che sgonfio un po' le gomme perché tra un po' inizia la situazione sterrato. Io ho le gomme gonfie d'asfalto. Sgonfiamole qua dove c'è il brivido. Il brivido. C'era il cartello strada chiusa, ma non è chiusa perché stanno facendo dei lavori. E andiamo giù un attimo. L'avevo messa a 1,2, andiamo giù perché non è una situazione devastante, di sentieri devastanti. Le sgonfio un po', dopo un po' le rigonfio. Andiamo giù in un 0,8 da dietro e 0,8 davanti. I tasselli sono quasi consumati con l'asfalto, fatto un paio di volte, si devastano. Quella davanti la voglio far andare, voglio cambiare solo la gomma dietro. E mettere su, volevo montare una Mitas, fammi sapere chi l'ha provata la Mitas, quella morbida, quella due strisce verdi, cosa ne pensate. Che stanno mettendo in sicurezza tutte le rocce, c'è stata una frana con questa primavera quando c'è stato tutto il periodo di piogge infinite, la stanno mettendo in sicurezza. Sterratino tranquillino,
Qui c'è gente che arriva con moto da strada e fa un po' paura questo precipizio. Tendono sempre a non spostarsi, perché ovviamente sono sul lato esposto e fa un po' paura, no? State attenti se venite qui. La gomma dietro è anche abbastanza finitella, si sente che comincia a essere finita, non c'è più quel grip, nemmeno in accelerazione parte subito. Insomma, non fatevi prendere dall'entusiasmo, perché quel pezzo lì è veramente pericoloso. Se andate giù di lì non vi trovano più, ma veramente non vengono più neanche a prendervi, vi lasciano lì a marcire. Il passo del Beta è una roba, quando devi scavalcare qualcosa siamo quasi su in maniva. Dai ragazzi, dai gnari, andiamo su. Troppo divertente, dai! Cazzo! Andiamo a incontrare qualche pick-up, qualche gippone che ci incolliamo. Il giorno non è tanto bello, è di là, da fare in macchina, ci sono tutte le... Ah, ok. Allora qua l'8,90. Ma col Beta ci si diverte di più, mi dispiace. Maxi Enduro sì, va bene, però questa è una strada troppo stretta, vi rompete i coglioni, cioè io mi romperei i coglioni, ce l'ho avuto da tenere, l'ho fatta queste strade qualche volta. Dopo un po' mi rompevo i coglioni perché la moto è troppo pesante. Cioè io qua voglio maneggevolezza, non è l'asfalto. Su asfalto ci stanno anche quei 50 kg in più, ma su sterrato vi cambia la vita totalmente proprio. Dai che siamo in maniva ragazzi, stiamo là in cima adesso. Adesso facciamo un po' di endurello, l'off-road è finito. Alto cazzo, la sospensione è un po' dura, forse un clic o due in meno ancora. Pecorelle smarrite, le pecorelle smarrite. Piena di canali,
spettacolo. Spettacolo, ragazzi. Guardate qua che roba, che panorami. Adesso andiamo là, ragazzi. Andiamo là, poi andiamo a fare un giro anche alle antenne della NATO. Dai, su, via. Bel off-road enduro. Bello, bello, bello. Non è il solito sentiero. Intanto ci sono dei mega canaloni. Devo stare attento perché oggi non ci vedo neanche bene. Non so perché, sarà l'aria. L'aria fresca. Spettacolo! Mega canale. Trazione! Vai, vai, vai! Spettacolo! Le mie braccia! Non sento più le braccia! Sono allenato! Che spettacolo, guardate qua al mezzo. Che roba, troppo bello. Eravamo là in fondo, quella là è la strada del Baremone. Eravamo là, siamo andati lì in cima e siamo venuti qua. Tutta questa salita tutta in tiro, in coppia, strappa le braccia e le mani. Bene, adesso volevo andare a fare un giro la antenna della NATO e poi facciamo lo sterrato Maniva Croce Domini e dai, ieri la giornata è bella, meno male. Wow!
scanniamo un attimo. Ah, con la frizione si impenna la ruota davanti, cazzo, sfrizionare. Spettacolo! Cosa c'è qua, il raduno? C'è il raduno dei motard. C'è il raduno dei motard. Bene ragazzi, dai che cominciamo lo sterratino. Sterratino. Bello. Bello, rilassante questo. Sterratino rilassante. E non c'è nessuno. Appena detto. No.
Buongiorno. Ciao. Bene ragazzi, abbiamo fatto anche lo sterratino Croce Domini. Sono andato ad esplorare un attimino la situazione qua com'era, per vedere se c'erano altri sentieri. Siamo qua al passo, al rifugio. E bello, 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 divertente, dai. Facciamo due considerazioni dopo e parliamo del più e del meno. Dai, Neri, restate sinto. Un attimino di pausa. Vediamo, c'è qua un po' di gente, eh. Bene, bene, ancora una bella giornata. Bene, ragazzuoli. Guardate qua il mezzo, qua che roba. Che spettacolo. Dai, l'off-road enduro... un mix di tutto l'abbiamo fatto, bello, bello, la temperatura è ancora bella, il beta è una bomba, ci siamo divertiti, mi sono divertito un botto, un bello sfogo perché è rilassante, cioè non è l'enduro del sentiero devastante, qui ci si diverte. Bene dai, cosa dire, iscrivetevi al canale se vi piacciono questi video, restate sintonizzati perché ne arriveranno altri, perché dopo inizia la stagione con il beta. Non perdetevi nessun video in uscita, puntando la campanella con le due parentesi. E cosa vi devo dire con questi panorami? Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Dai gnari, mi raccomando, iscrizione, campanella, solita solfa, dai. Non sto qua a ripeterlo sempre perché tanto... Guarda qua il bolide. Farai 15 al litro, eh? 15 al litro, una media di 15 li fa sempre, tra strade e sterrati, 15 al litro. Consuma poco. La gomma l'abbiamo tritata bene, così dopo magari ancora con qualche uscita la tritiamo del tutto, poi la cambiamo. Dai gnari, ci vediamo nel prossimo video. Un saluto a tutti e gas con la testa, mi raccomando. Guarda qua al mezzo, vedete qua che panorami, spettacolo.